Senz'altro abbiamo lasciato con due vittorie importanti, non semplici, soprattutto l'ultima Udine. Venivamo dalla partita di Monaco, quindi su una squadra che nel giorno di ritorno, penso che come media punti fosse quinta in classifica. Quindi abbiamo fatto una gara importante che abbiamo bisogno domani di dar seguito con lo Spezia. Adesso dovremo fare in modo di riattaccare la cosiddetta spina nel migliore dei modi, sia chi è rimasto qua, chi è tornato dalla nazionale, che andare in nazionale è motivo di grande, di grande orgoglio per tutti, quindi sia chi è rimasto che chi è andato con le nazionali spero di, di ritrovarli come li avevo lasciati. Luis Alberto ha avuto un, una distorsione importante, e, quindi sicuramente non lo avremo, ci sono... Ci sono speranze, dovrà lavorare di giorno in giorno insieme, insieme allo staff, ha un versamento importante che è, già, che è già venuto fuori sulla caviglia, un pochettino gonfia, quindi ha avuto un trauma importante. Per quanto riguarda Ciro, l'ho visto ieri 10 minuti, ha giocato 90 minuti su, su un campo sintetico, ci parlerò, valuterò le sue condizioni, adesso mi sembra un pochettino prematuro, per dire se giocherà o meno dall'inizio, cercherò di, di valutarlo perché è, è, ha fatto una partita dispendiosa, però ieri mi sembrava in discrete condizioni. Siamo con, con quelle cinque che tutti sappiamo e anche quest'anno noi l'Atalanta abbiamo, abbiamo fatto qualcosa di importante, l'Atalanta in classifica è messa meglio di noi, però insomma mancano Mancano 11 partite alla fine, ci sono 33 punti a disposizione, è lunga, sappiamo che abbiamo, abbiamo come sempre sappiamo delle squadre molto molto attrezzate, ma noi cercheremo di fare, di fare del nostro massimo che vogliamo, vogliamo, vogliamo rimanere nell'Europa che conta. Sono contento di quello che ho fatto in questi anni e spero di, di riandare avanti tanti altri anni perché... Il Presidente sa che la Lazio per me è sempre, è sempre al primo posto, poi è normale come, come in, in, tutte, in tutte le famiglie, bisognerà, bisognerà sedersi, però il Presidente l'ho visto, lo, secondo me anche per il Presidente sono, sono la sua prima scelta, lui sa che la Lazio per me è la mia prima scelta, quindi penso che questo, che questo matrimonio possa possa continuare nel migliore dei modi, senza, senza se e senza ma. Per quanto riguarda Pereira, è un ragazzo che, che lavora, lavora molto molto bene quotidianamente, quindi domani può essere un'opzione un importante per noi.